Salve a tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con il terzo episodio con la carriera con il nostro Chievo. L'obiettivo è vincere la Champions e noi non ci siamo ancora riusciti. Siamo ancora vivi però nonostante il 59 di overall e siamo qui pronti con un super episodio per portare questo Chievo il più in alto possibile. Prima di iniziare però signori vi chiedo di lasciare un bel mi piace perché dobbiamo arrivare assolutamente almeno a quota 6000 like ragazzi. Quindi mi raccomando lasciatelo tutti e guardate tutto il video perché è fondamentale. Non so quanto durerà, però cercheremo di fare 2-3 stagioni. Il grosso diciamo che l'abbiamo fatto perché la base c'è, la squadra è molto forte, quindi ragioneremo come se fossimo in una rebuilding. Quindi ogni anno andremo a cambiare uno, massimo due giocatori, andando a rinnovare ovviamente tutti i giocatori attuali bloccandoli con l'aumento dell'ingaggio. Guardando più nel dettaglio la formazione possiamo captare che il punto debole è il difensore centrale, però purtroppo ragazzi, o per fortuna, il nostro difensore centrale ha ancora 24 anni, quindi ad ampi margini di miglioramento. Io vorrei cambiare Garritano perché ha 30 anni, quindi preferirei spendere tutti i soldi, che non sono tanti signori, sono circa 40 milioni. Sì, sono 39 milioni, quindi non possiamo prendere due giocatori e dividere il budget in due parti, perché altrimenti non prendiamo giocatori abbastanza forti. Quindi io farei così, andrei a mettere sul mercato Garritano, che comunque vale qualcosina. Più nello specifico vale la bellezza di 28 milioni. Quindi mettiamolo sul mercato, aspettiamo le offerte e poi dopo, una volta aver venduto Garritano, vediamo un po' come possiamo sostituirlo facendo un grande colpo da 70-60 milioni. Questo è il programma. Ovviamente, altra cosa molto importante, già che ci siamo, andiamo a rinnovare il contratto di tutti i giocatori che sono in scadenza. Solo 3 per fortuna, quindi leggero aumento anche perché stanno crescendo ovviamente tutti quanti con ruolo cruciale come lui. È arrivata ragazzi l'offerta che stavamo aspettando. Innanzitutto andiamo a rifiutare tutte quante le altre offerte signori, perché non ci interessano, non voglio vendere nessuno. Per Garritano signori si è mosso il Leicester con 30 zeppole, noi possiamo chiederne 40 di zeppole, quindi trattiamo con il Leicester perché 40 zeppole ragazzi, io Garritano trentenne io lo porto in braccio. Rinegoziamo i termini, alziamo di 10, vediamo un po' che cosa ci dicono. La bellezza di 30, ragazzi non vogliono pagarlo tanto, cioè comunque io potrei anche accettare i 35 milioni che non sarebbero male. 35 puliti, loro dicono affare fatto. Perfetto ragazzi, va benissimo così. Aspettiamo signori che il trasferimento venga finalizzato. È tutto ufficiale signori, Garritano è andato al Leicester, di conseguenza prendiamo subito il giocatore che voglio prendere. Eccolo qui ragazzi, Tsolis del PAOK Salonico, ha il contratto in scadenza. Questo è un fenomeno ragazzi, è 22 anni, può giocare a sinistra, a destra e anche al centro. 84 di overall, un greco ragazzi, un filosofo greco. Andiamo subito a trattare con il PAOK e vediamo un po' che cosa ci dicono, perché avendo il contratto in scadenza in teoria si potrebbe prendere anche con 55 pupa ruoli. Vediamo un po' cosa ci dicono, hanno accettato. Per quanto riguarda lo stipendio signori, io vado ad offrirgli 80.000, ruolo cruciale, 5 anni, 80.000, perché lui è forte ragazzi. Vediamo cosa ci dice, offerta equa, ok, l'aumento ci stava ragazzi, l'aumento secondo me ci stava. A questo punto abbiamo preso anche la S. Ora in teoria potremmo cambiare anche il difensore centrale, però come ho detto prima abbiamo pochissimi soldi per poter cambiare il difensore centrale, ovvero la bellezza di 14 milioni. Anche se andassimo a vendere il difensore centrale per 15-20 non ce la faremo a prendere qualcuno di forte. Quindi sinceramente io preferisco fermarmi qua. Stavo guardando un po' gli svincolati signori e ho bisogno di centrocampisti. Guardate un po' chi abbiamo trovato, i tre moschettieri, eccoli qua. Alegna, giocatore straordinario signori, che voi ben conoscete, da prendere assolutamente svincolato. Nico Gonzalez, che può giocare anche COC, e poi addirittura abbiamo anche questo Michael, francese 24 anni, può giocare anche CDC e COC, può fare tutto a centrocampo. Io direi di prenderli tutti e tre. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola rescissoria e 49.000 di stipendio. Mi preoccupa tanto quel ruolo cruciale. E ragazzi, purtroppo o li prendiamo così o non li prendiamo. Io non ho mai curato la panchina, ho bisogno anche di panchinari forti, non posso farmi sfuggire questa occasione. Speriamo di non creare malumori all'interno dello spogliatoio. Per quanto riguarda invece Nico Gonzalez, lui accetta il ruolo del turnover, molto bene, 5 anni e 33.000 di stipendio, quindi lui si è comportato bene. Vediamo un po' come si comporta il francesiano, vediamo. Purtroppo signori, il francesiano con lui non andiamo d'accordo, perché anche lui pretende il ruolo cruciale. Andiamo a vedere un attimo gli overall di questi fenomeni, perché porca miseria che sono così forti. Ah, porca vacca, ecco perché volevano il ruolo cruciale, perché sono entrambi
cavi fortissimi. Dio mio. Madonna, che upgrade, ragazzi. Porca miseria, che upgrade. Andiamo subito adesso nell'hub rosa, perché a questo punto potremmo provare a trattenere Viviani e Adli andando a cambiare il loro ruolo nel club. Però il problema è che io ho rinnovato già Adli con il ruolo turnover e c'è Viviani che c'è il ruolo cruciale. Però ha chiesto di essere ceduto Viviani. Perfetto, vuoi andare via Viviani? Vuoi andare via? E vattene via, non c'è problema, vuoi andare via, fuori, via, a casa. Così almeno non abbiamo il timore di appunto creare malumore all'interno dello spogliatoio. Individuato, ragazzi, anche Valentin Antov, bulgaro, ragazzi, svincolato, può giocare DC e CDC, anche lui svincolato. Sto prendendo, signori, giocatori capaci di giocare in più ruoli, così siamo coperti anche per quanto riguarda la difesa, perché vi ricordo che avendo tante partite la panchina potrebbe essere importante. Di solito non lo è su questo gioco quando si simula, però proviamo a cercare di riempire anche la panchina. Accetta il ruolo sporadico, molto bene. Ultimi due giocatori che voglio prendere, signori, per completare la squadra delle riserve. Mi manca un terzino sinistro e mi manca una punta. Il terzino sinistro è lui, Luis Enrique Meireles Correa. Correira potrebbe essere, ragazzi, la rigenerazione di Marcelo. È molto molto forte, contattiamolo e prendiamolo. Ruolo importante, 3 anni di contratto, niente clausola rescissoria. Vediamo un po', ragazzi, lo stipendio che ci chiede, perché secondo me questo popolo ci chiede uno stipendio importante. Visto che, anzi, visto che non ci chiede niente, io gli offro 50.000 e lui dice che vuole anche il bonus di ingaggio e noi glielo diamo. A questo punto, ragazzi, abbiamo finito il calcio mercato. Siamo stati veramente molto molto bravi. Vi faccio vedere rapidamente con come siamo messi. Questa qui è la squadra di titolari. A sinistra c'ho lui, Benezè 71. Punta c'ho Martinez 80. A destra c'ho Diallo 71. Centrocampo straordinario con Baker, Zuelli, solo Baker e Zuelli. Mi serve un centrocampista centrale? No, Nico Gonzalez, sono coperto anche qui. Difensori centrali, siamo coperti. Ottimi 70, 72, 71 la rigenerazione di Chiellini. A sinistra il nuovo Marcelo, 73 di overall, 19 anni. A destra, signore, abbiamo Ardaiz, giocatore incredibile, 21enne, 73. A questo punto non ci resta che simulare. Verremo esonerati? Chi lo sa? La società ci chiede di arrivare in Europa League di nuovo. La squadra è nettamente da Europa League. Speriamo, ragazzi, che il gioco riesca a farla giocare bene. 26 maggio 2025. Siamo arrivati, ragazzi, alla fine della stagione e devo dire che finalmente abbiamo visto un campionato come si deve. Tante vittorie, diversi pareggi anche con squadre importanti, l'Inter, la Juventus, ma tante vittorie, poche sconfitte. Secondo me, anzi, non secondo me, siamo arrivati in Europa League, sicuro al 100%, altrimenti saremmo stati esonerati. Non credo in un piazzamento Champions, eh. Secondo me siamo a ridosso, secondo me o siamo quarto o siamo quinti, secondo me. Andiamo a vedere, perché siamo quinti con 2 punti di distacco, lo sapevo, ragazzi. Ma c'ho l'occhio di falco, c'ho 2 punti dal quarto posto. 59 di overall nonostante la qualificazione Europa League raggiunta, però non siamo riusciti a ottenere una serie di 5 reti inviolate in casa in questa stagione. Porca di quella vacca, esonerà. Però la squadra gira, ragazzi. La squadra gira, come? Adesso Maresic non è migliorato neanche quest'anno, quindi l'anno prossimo investiamo tutti i soldi per cambiare Maresic e poi la squadra resta così com'è. Vediamo un attimo le statistiche, perché ha segnato Greco. Oh, questo è il primo anno che mi segna Greco, ragazzi. Perché se ci avete fatto caso, se avete seguito la serie, se la state seguendo, Greco non segnava mai, cioè faceva 2 gol. Questa volta ne ha fatti 17. Molto molto bene anche Zolis. Elliot ha fatto solo 6 gol. Però guardate i centrocampisti che abbiamo preso svincolati. Secondo me questi 2 colpi qui hanno cambiato la carriera, perché hanno fatto 7 gol, 5 assist, 7 gol, 9 assist a Legna. Veramente 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 molto molto bene. Ci hanno cambiato tutto, quindi sono molto molto contento. A questo punto non capisco quel 59 di overall. Vabbè, chi se ne frega. Avanziamo, andiamo avanti e andiamo al 6° anno di carriera. Bisogna solo cambiare il difensore centrale. Siamo arrivati, guardiamo il budget, perché abbiamo... Oh, la madonna! Vinci l'Europa League. Vabbè, a sto punto vinci l'Europa League, mettiamola così, e qualificati per la Champions. Ok, porca di quella vacca, che budget incredibile. La bellezza di 80 milioni, però con un budget degli stipendi molto molto alto, 87 milioni. Allora, ragazzi, facciamo così. Andiamo a mettere sul mercato il difensore centrale Maresic, che ha 25 anni, e lo mettiamo sul mercato perché comunque ho le riserve, cioè Faraoni che è molto molto forte e quindi potremmo utilizzarlo come riserva. E così magari potremmo accumulare qualcosa. Stessa cosa, ragazzi, potremmo andare a mettere il portiere come riserva, anzi come sul mercato, perché ho questo qui, Rios Reina, 21 anni, 77 di overall. Secondo me lui, ragazzi,
se fatto giocare potrebbe diventare veramente veramente forte. È un peccato non poter contare su di lui, ma prenderemo un portiere molto molto più forte. Comunque, ho messo entrambi sul mercato. Sono arrivate, signori, le offerte per i giocatori che appunto abbiamo messo sul mercato. Coffee posso chiedere 14 milioni, quindi trattiamo con il Leganés. Vediamo un po' quanto possiamo ottenere, raga. Cerchiamo di prendere ogni spicciolo possibile e immaginabile. 14 e mezzo, cosa ci dicono? Affare fatto, molto bene, il primo venduto. Poi c'è Maricis, Maresic, massimo 7 milioni e 3. Noi ci fidiamo della società, 7 milioni e 3. E loro ci dicono 6 e 7. Non facciamo saltare la trattativa per questione di spiccioli, quindi accettiamo. Venduti entrambi, sperando che trovino l'accordo. Individuato il difensore centrale, Fofana. Allora, ci sono anche tanti altri difensori più forti, però sto facendo un ragionamento imprenditoriale, perché io devo vincere la Champions, e la Champions la vinciamo tra 7-8 anni, in teoria, secondo nella peggior delle ipotesi. Quindi, se noi andiamo a prendere gente che ha 28 anni, poi tra 3-4 anni dobbiamo andarli a cambiare. Quindi cerchiamo di prendere gente che abbia al massimo 24 anni, in modo tale che sulla carriera, sulle spalle, hanno ancora 6 anni di carriera, 6-7 anni. Dai 31 si inizia a calare, quindi con Fofana siamo coperti per 7 stagioni con un grande difensore centrale. Quindi, contattiamo l'Arsenal perché non posso pagare la clausola rescissoria. Valore 60 milioni e noi, ragazzi, offriamo 60 milioni spaccati, 59-60, stiamo lì. Cosa ci dicono? 98 milioni, porca vacca, ragazzi. Facciamo allora 75 milioni in più, clausola del 25.000%. Cosa ci dicono? Affare fatto, cavolo, potevo proprio un po' di meno. Mi hanno fregato sparandomi una cifra alta. Contrattino. Guadagna tantissimo, ragazzi, all'Arsenal. Facciamo così, ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola rescissoria e pareggiamo lo stesso stipendio che prende all'Arsenal. Cosa ci dicono? Affare fatto. In questo momento, signori, ci troviamo in grossa difficoltà perché non riusciamo a prendere il portiere. Potremmo puntare sul Rios Reina, che ha 21 anni, 77, mostra un ottimo potenziale. Potremmo puntare su di lui a questo punto, perché con 20-25 milioni non riesco a prendere un portiere molto più forte, no? Non avrebbe senso prendere un 79 o un 80, cioè devo andare a prendere un 85, un 86, perché secondo me Reina, se gioca, li fa da solo gli 80. E poi fate conto che devo anche rinnovare i giocatori che hanno il contratto in scadenza, quindi vediamo quanti soldi ci restano alla fine, perché abbiamo 4 giocatori da rinnovare, quindi vediamo un po' che cosa ci dicono. Sta per iniziare la stagione, signori, e io non intendo più fare acquisti, perché non abbiamo abbastanza soldi per prendere un portiere più forte di Reina. Cioè, potremmo prendere un 80, un 81, come ho detto prima, ma non avrebbe senso. Quindi io direi di aspettare, di vedere se questo Reina cresce da solo, altrimenti l'anno prossimo, così come abbiamo fatto un grosso investimento per Fofana, facciamo un grosso investimento per un portiere che poi andremo a scegliere insieme nella prossima stagione. Mi serve solo un vice di Reina. Individuato il portiere, Luca Zidane. L'abbiamo preso, ragazzi, a una clausola rescissoria di 6-7 milioni, l'ho pagata. Chi se ne frega, lui mi chiede ancora una volta una clausola di 7 che io non andrò a pagare. Va bene così, ruolo turnover, 4 anni di contratto, 20 anni di stipendio. Abbiamo preso, ragazzi, il vice del nostro portiere. Secondo me è un vice anche abbastanza importante. L'anno prossimo però cambieremo il portiere se Reina non dovesse ovviamente crescere. Un 74 secondo me non è male come riserva di un 77. Quindi, signori, io mi fermo qua. Andiamo a vedere che cosa riusciamo a fare al sesto anno di carriera. L'obiettivo è la qualificazione alla Champions e la vittoria dell'Europa League. Sarà veramente, veramente, veramente difficile. Andiamo. Siamo arrivati, signori, alla fine della stagione e tanti pareggi. Guardate là, 4 pareggi di fila. Napoli, Torino, Sassuolo e Milan. Diverse vittorie anche importanti, tanti pareggi, sconfitta pure col Cagliari. Ma la cosa che pesa di più è l'eliminazione dall'Europa League, perché non abbiamo neanche passato il girone, che è un girone facile praticamente. Non siamo riusciti a passarlo, quindi non siamo neanche arrivati ai sedicesimi. L'obiettivo era arrivare ai quarti. Anzi no, era arrivare in finale, porca miseria. Ed era arrivare ai quarti in campionato. Non siamo stati esonerati, quindi presumo in una qualificazione alla Champions. Presumo una qualificazione. Vediamo. Ancora quinti. E dai, però, con 62 overall. Ragazzi, è una maledizione sta carriera, però. 63 punti, 60 di overall. Siamo arrivati quinti, porca di quella vacca, per 4 punti. L'anno scorso per 2 punti non siamo arrivati in Champions. Guardiamo la squadra. Greco 89, L87. Ragazzi, la squadra c'è, eh. La squadra c'è, porca miseria. E Reina non è salito. Incredibile, ragazzi. Vabbè, l'anno prossimo andiamo subito alla prossima stagione. Guardiamo anche rapidamente subito le statistiche per vedere se qualcuno, se gli attaccanti segnano. 24 gol per Solis, molto bene. 21 per Greco, 7-7 per Elliott. Molto molto bene, molto molto bene. Non ci resta, ragazzi, che avanzare e andare a sostituire il portiere. Quindi faremo solo un grande colpo, solo un grande colpo in porta, perché questo
questo pesce qua non sta crescendo, 27 anni. Difficilmente però riusciamo a fare due colpi. Io prenderei un 86, un 87 in porta, così da stare tranquilli. Poi l'altra stagione ancora andremo a cambiare il difensore, perché se dividiamo il budget ne prendiamo due che hanno entrambi 83, e poi comunque più avanti vanno cambiati, quindi io prenderei solo il portiere. Comunque avanziamo e in base al budget decidiamo. Siamo arrivati, signori, guardiamo il budget, perché abbiamo la bellezza di 104 milioni. Sapete che vi dico, raga, sapete che vi dico, io a questo punto potrei tenermi Reina come sostituto. Zidane ha accettato il ruolo turnover, quindi si sta zitto. Se vendiamo Reina lo vendiamo per 10 milioni. Io direi di andare semplicemente a prendere lui, Meslier. Lo volevo prendere anche prima, è un portiere straordinario, 26 anni, 86 overall. Io vado subito a prenderlo e praticamente utilizziamo tutto il budget e poi andiamo a rinnovare i giocatori che hanno il contratto in scadenza. Offriamo la bellezza di 55 puparuoli. Vediamo un po' che cosa ci dice il Lione. 83 zeppole. Ok, controfferta. Caliamo, ragazzi, a 60. Non abbiamo i soldi forse per prendere anche un difensore centrale, o forse sì. 60 zeppole, 83. Se riusciamo a chiudere, secondo me, anche intorno ai 70, forse un difensore centrale forte si potrebbe prendere con 30 milioni. Vediamo, 83. Niente, ragazzi. Purtroppo ci troviamo sempre bloccati, perché 24 milioni sono pochi per prendere un difensore centrale di 85-86. Quindi restiamo con i soldi. Devo anche rinnovare i giocatori che hanno il contratto in scadenza. E devo ancora fare il contratto a Meslier. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola rescissoria, 100.000 di stipendio. Lui dice affare fatto. Preso, ragazzi, il portiere. Adesso abbiamo un budget di 24 milioni. Andiamo subito a rinnovare il contratto dei giocatori in scadenza, che sono una marea. Sono una marea di giocatori. Uno a uno li metto qui e li rinnovo tutti. Sono arrivate, ragazzi, le offerte. Allora, ho messo sul mercato Reina e questo difensore qui. Perché, ragazzi? Perché Reina mi ha chiesto il ruolo importante. Non vuole il turnover, ma lui non può fare l'importante, perché abbiamo già il nostro portiere. E c'è anche Zidane in panchina, che è un 75, che lui invece accetta di fare la riserva. Voglio vedere se riesco a prendere un difensore centrale. Facciamo così, ragazzi. Allora, trattiamo, massimo posso chiedere 11 e 9. Io direi che possiamo tranquillamente accettare questa cifra qua. Trattiamo per quanto riguarda Anel, perché posso chiedere, secondo me, abbastanza denari togliendo la contropartita. Quindi trattiamo, vediamo un po', perché se riesco a fare circa 30-40 zeppole vendendo anche lui, potremmo prendere un grande difensore centrale. Rimuoviamo lo scambio. Per lui voglio almeno 26 milioni. Vediamo un po', 26 milioni spaccati. E tra l'altro, ragazzi, lui ha chiesto di essere ceduto, cioè, quindi ha fatto tutto da solo. 26, vogliono Fiolic. No, vogliono darmi Fiolic più 22 milioni. Cavolo, io ne ho chiesti 26, ne ho chiesti. Rimuovi scambio. Cioè, quanto è quello? Fa cagare. Facciamo 25 senza niente, dammene 25 senza niente, più clausola del 25%. No, non la voglio la clausola, rimuovi clausola. 25 spaccati, hanno accettato. Molto bene, ragazzi, molto bene. No, non lo voglio quello lì. Ok, adesso aspettiamo che entrambi trovino l'accordo e poi andiamo a prendere il centrale. Individuato, ragazzi, il difensore centrale, Eric Garcia. Allora, sono un po' con le pezze, perché non so se riesco a prenderlo, e questo è un grande problema, perché ormai io l'ho venduto il difensore centrale, quindi mi serve un altro difensore centrale e non posso accontentarmi di un pippone. Offriamo 44 zeppole, vediamo cosa ci dicono. 69, non ce la faccio, di 6 milioni. Proviamo con 50 milioni, è praticamente impossibile. Potrei mettere delle contropartite, vediamo un po'. 50 milioni, non ce la faccio, di 6 milioni. Potrei provare a inserire come contropartita Adli, vediamo un po' come va, magari serve a qualcosa sto pippone di Adli. 50 milioni più Adli più clausola del 25.000%. Se non sono interessato ad Adli, come cavolo si chiama, è finita. Tentativo disperato, mettiamo un difensore centrale. Tentativo completamente folle, completamente disperato, con 55 milioni. Io più di così non posso offrire. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Niente, non ce la faccio, di uno sputo di mucca. 58, non posso andare più di così, perché lui è forte, ragazzi, prenderà almeno 60-70 mila di stipendio. 58 e 9, affare fatto. Madonna, sono un pro delle carriere, porca miseria, sono il re delle carriere. L'abbiamo preso, ragazzi, abbiamo fatto un grande colpo, porca miseria. Non voglio rischiare 80 mila di stipendio. Lui dice offerta equa. Non potevo rischiare, ragazzi, e non so neanche come ho fatto a chiudere quella trattativa. A questo punto non ci resta che andare a inserire, anzi è già dentro. Quindi, ragazzi, questa è la squadra titolare, un Chievo veramente straordinario. Come riserva adesso abbiamo Faraoni, Fischer e Cavar. Purtroppo non ho neanche i soldi per andare a prendere uno svincolato, quindi si va avanti così. Simuliamo tutta quanta la stagione e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. L'obiettivo è arrivare in Champions League. Via. Siamo arrivati alla fine, signori. Abbiamo perso in semifinale con l'Aston Villa. Che peccato, perché abbiamo fatto un grande cammino, battendo il Siviglia, battendo il Monaco. Però purtroppo, ragazzi, siamo caduti. Siamo
siamo caduti sul più bello in finale contro l'Aston Villa. Abbiamo perso anche la Coppa Italia contro il Napoli, quindi siamo ancora a zero titoli, a meno che non abbiamo fatto un bel campionato. Qualificazione in Champions, 80 punti. Ok, l'obiettivo ragazzi è stato raggiunto, siamo in Champions, siamo in Champions League, ma non abbiamo ancora un titolo. Io questo video, signori, lo termino qui. Questa qui è la squadra. Guardiamo solo un attimo le statistiche, perché Greco 36 reti, nessuno come lui, però ne ha fatte solo 22 in campionato. 18 gol per il nostro Michael, 18 gol per Solis, 15 assist e 16 reti per Elliot. Molto molto bene ragazzi, complimenti a tutti quanti i Pischelli. Una grandissima stagione. Potevamo vincere due titoli. Abbiamo perso la semifinale di Europa League con l'Aston Villa, abbiamo perso la finale di Coppa Italia con il Napoli. Però l'importante è che abbiamo appunto raggiunto la Champions. Questo sarà fondamentale anche per il budget che avremo a disposizione l'anno prossimo. Questa qui è la squadra. Andremo avanti sempre di colpo in colpo. Il punto debole, lo potete vedere anche voi, è Alegna. Va cambiato, va preso il centrocampista più forte. Ma a questo penseremo nel prossimo episodio. Io vi saluto e vi ringrazio. E avverto, signori, che il prossimo episodio sarà l'ultimo della serie, perché giocheremo e simuleremo finché non vinceremo la Champions League. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Continuate a supportare questa serie, perché manca solo un video. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani